Ciao ragazzi, benvenuti su Gastro Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere un po' di cosette che mi ha mandato strumentimusicali.net. Avete visto il video scorso, quello uscito scorsa settimana, se non l'avete visto ve lo lascio qui sotto in descrizione, in cui ho fatto praticamente la prima lezione di batteria insieme a questa Mapex Tornado, questa batteria qua che secondo me come prima batteria è una bomba. Quindi, dato che siamo a settembre, dato che inizia un po' tutto, oggi vi voglio parlare di un altro aspetto fondamentale per l'inizio di un batterista, ma poi soprattutto per la tecnica del batterista, per il mantenimento della tecnica, un po' per tutto. Questa è una roba molto sottovalutata spesso dei batteristi, ma non lo deve essere. Vi sto parlando di questi, vi sto parlando di queste scatoline che contengono dei pad. Non skippate questo video, non andate avanti, ma ho un po' di cose da dirvi oggi, un po' di pad, un po' di cose da farvi vedere, eccoli qua. Quindi, questo bello, doppia cosa, ve lo faccio vedere dopo, ve lo faccio vedere dopo, ho un bel po' di cose da dirvi oggi. Quindi vi spiego un po' di cose, andiamo a vedere un bel po' di pad, così da poter scegliere qual è quello perfetto per voi. Vi dico però che questo non è un video per principianti, vi voglio far vedere i pad un po' a livelli, nel senso livello 1 questo pad, livello 2 questo pad, livello 3 questo pad e poi c'è una chicca finale che nessuno conosce, non la conoscevo neanche io finché non sono andato a vedere su strumentimusicali.net, quindi mando la sigla e poi partiamo. Eccoci qua, mi sono messo la batteria e voi direte: scusa, ma ci devi parlare di pad perché ti sei messo alla batteria? Tra l'altro gli togliamo anche la cordiera perché sennò dà fastidio. Mi sono posizionata la batteria solamente nella prima parte di questo video, poi torneremo là e vi faccio vedere i pad perché sono fighi, ma come livello 1, diciamo, dato che vi ho detto un po' dei livelli, voglio parlarvi di questo. Questo è, non so come si chiama in realtà, non so se ha un nome vero oppure no, io l'ho sempre chiamato cappello da prete. Questo per me è il cappello da prete, il mio insegnante mi diceva cappello da prete. Che cos'è? È un pad che costa poco, quindi è perfetto magari per chi inizia o è perfetto per chi magari non ha e non vuole comprare, che ne so, un reggi rullante che ti serve per forza per utilizzare il pad. Questo lo appoggi sulla pelle del rullante, questo è da 14 pollici e hai un pad fatto. Costa pochissimo, non ti serve niente, ti serve se hai la batteria, lo appoggi sopra, fine. Le bacchette magari ti servono, dove sono? E è finita lì, ragazzi. Allora, devo dire che anche per i più avanzati, questo è tanto che non lo provavo, ma ha poco rimbalzo questo in realtà, Poi volendo avete anche due superfici diverse. Però appunto non è niente male, qualità prezzo, ragazzi, funziona bene. Ovviamente più la superficie sotto è dura, più questo rimbalza, quindi lo potete tranquillamente anche appoggiare su un tavolo, quello che volete, perché tanto un po' di attrito ce l'ha. E la cosa molto interessante è anche che può funzionare da per silenziare la batteria, perché questi ci sono da qualsiasi dimensione. Questo è da 14 pollici, cioè da 12, 13, 16, 12, quello che volete, quindi vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Questo è una soluzione che secondo me può funzionare bene, appunto come vi ho detto, per chi magari ha appena cominciato, per chi non vuole spendere troppi soldi per un pad, questo costa veramente poco, ragazzi, e funziona alla fine e basta. Quindi questo era, diciamo, il livello 1. Andiamo avanti con un altro pad che molti di voi conosceranno, ma questo è un pad diverso dal solito. Questo è il Real Feel, che adesso apro, è il pad praticamente più famoso di sempre, ma oggi andiamo a capire perché è il pad più famoso di sempre. Questa cosa è bellissima, adesso ve la spiego perché già prima vi ho tenuto un po' sulle spine. Come potete vedere ho già il mio reggirullante puntato, ho già il mio reggirullante montato, ho già il microfono per farvi sentire il pad. Andiamo a piazzarlo sul reggirullante. Vi ricordo che questo Real Feel qua è un pad da 12 pollici, quindi non troppo piccolo ma neanche troppo grande. Andiamo a tirarlo un pochettino su. Ecco, intanto ho anche preso le bacchette. Praticamente questo pad qui è uno dei pad più famosi di sempre, perché nel momento in cui andate a toccarlo anche con le mani e
gli date due bacchettate, incominciate a fare qualcosa, capite subito che la sensazione è bellissima. È veramente... è fighissima come sensazione, non è la sensazione di una pelle normale e secondo me il pad, questa è una cosa che vi dico, non deve per forza, in alcuni casi come vedremo dopo sì, ma non deve per forza avere la sensazione di una pelle, perché per cercare qualcosa che abbia la sensazione di una pelle a sto punto suoniamo sulla pelle. Quindi il pad è una cosa diversa, il pad ci serve per sentire alcune cose che sulla pelle non riusciamo a sentire. La definizione. Questa definizione qua sulla pelle, sui rullanti, sui tom, non riusciamo a sentirla, quindi non andate a cercare su un pad di questo tipo sempre la questione del ma non è uguale alla pelle. Chi se ne frega, tanto ci serve per dell'altro. Su questa studieremo la tecnica, la definizione dei colpi, eccetera. Quando andremo sulla pelle, poi studieremo del resto, la questione del fatto che avremo meno rimbalzo, la sensibilità, il suono, eccetera, eccetera. Ma è un'altra cosa. La cosa bella però di questo pad qui è che io posso fare anche così e non tutti i Real Feel di Evans ce l'hanno. Questo. Se per caso dovete studiare cose diverse, tipo cose tecniche con meno rimbalzo, eccetera, avete questa parte qua. Allora, in realtà ho detto meno rimbalzo pensando di aver sbagliato, perché ho detto è una superficie più dura, quindi ci sarà più rimbalzo. Ho detto meno rimbalzo, ho sbagliato, ma in realtà sì, c'è più rimbalzo. Ma però è una sensazione strana, è molto figa come cosa. Proviamo di passare di là. La cosa del double layer è una figata, raga. È veramente una bomba, perché voi avete due pad in uno solo. Ok, non mi sento di dire che ci sia per forza più rimbalzo, però sono proprio due sensazioni diverse, quindi avete la possibilità di studiare magari gli stessi esercizi con un tipo di sensazione come rimbalzo, come risposta, eccetera, e poi con un'altra. Questo c'è anche da 7 pollici, 7 pollici che adesso non date alla casa questa cosa, vi apro, è uguale identico, parte davanti, la parte dietro non ce l'ha perché ha questo buchino, diciamo questo qui, che ci serve da attaccare un'asta, ma questo lo lascio un attimo da parte e lo riprendiamo dopo. Adesso smontiamo tutto e andiamo avanti. Ta-dan! Questo praticamente è il livello 3, ragazzi, Zildjian Reflex. Me lo state chiedendo sempre, perché mi dice quando, mi dite quando è che ci porti il reflex sul canale, raga, non lo so, perché io sinceramente non ho mai provato un reflex. Questa è la prima volta che provo un pad reflex, me l'avete detto tutti praticamente, e quindi lo voglio veramente provare. Ah, guardate che bello. Questo mi sa che è figo. Questo ho paura, mi sa che avete ragione. Allora, questo reggirullante qui non va proprio bene 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 per quello, quindi utilizzerò questo qui, perché questo è un pad da 6 pollici, sì, 6 pollici, quindi prendiamo un reggirullante un pochettino più piccolino. Lo mettiamo qui, ah, eccolo qui, si vede, è abbastanza alto? Sì, si vede, molto bene, molto bene. Questo qua, ragazzi, ha praticamente, ma perché l'ho montato senza spiegare niente? Spiegatemi voi il perché io faccio ste robe, ci ho messo una vita per montare. Questo, in pratica, ha due parti, una super 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 morbida, veramente molto morbida, l'altra morbidina ma un pochettino meno morbida. Questo in pratica, il reflex, serve per studiare senza rimbalzo o comunque studiare con meno rimbalzo della batteria, in modo tale da essere poi preparati per quando si va alla batteria e dire vabbè, io suonavo senza rimbalzo, quindi che mi frega andare a suonare sulla batteria dove non ho tanto rimbalzo, tanto ho suonato su questo, quindi ce la farò a suonare in qualsiasi caso. Come potete vedere, come vi dicevo anche prima, il pad non è la stessa cosa della batteria, non bisogna proprio metterli insieme, servono due cose diverse, servono a suonare la batteria, suonare bene, imparare, eccetera, ma ad esempio questo ha meno rimbalzo ancora della batteria, appunto per studiare una determinata cosa, cioè principalmente i polsi.
Oddio! Oddio! Ok, allora, il rimbalzo è praticamente inesistente. È bellissimo, scusate, sto suonando un po' perché sono gasatissimo. Per studiare certe cose, questo è perfetto, perché veramente ha proprio poco rimbalzo. Guardate quanto va giù il dito, che figata, giriamolo dall'altra parte che dovrebbe essere un filino più duro, ma vediamo com'è questa cosa del double layer, ragazzi, dei pad, è veramente una figata pazzesca. Ok, questo è completamente diverso, sempre sul morbido, ma ha un po' più di rimbalzo. Volendo, questo è quello più simile a una pelle, se proprio vogliamo, ma vabbè, e basta ragazzi, non facciamo più video perché qui non sono capace a suonare. Ovviamente questo pad è perfetto per i polsi, quindi studiare i polsi con questo pad devo dire che non è niente male. Questo è un livello 3, sicuramente, come dicevo, livello 3, però è figo perché più che altro poi, a parte che avete anche la sua scatolina, quindi non si rovina, lo mettete dentro, ve lo portate in giro, è un pad da 6 pollici ed è super semplice, trasportabile, tutto quanto. Peccato l'unica cosa, ma è per forza, non abbia la vitina sotto da attaccare una qualsiasi asta, però essendo un double layer non può avercela effettivamente, quindi avete bisogno di un pad, ma con questa superficie qua, in realtà un po' ruvidina, anche se lo appoggiate su un tavolo da qualsiasi parte non scivola, di solito tante volte i pad sono lisci sotto, quindi scivolano, questo essendo ruvido non può scivolare, soprattutto da questa parte qua fa un attrito pazzesco, quindi ottimo pad, veramente ottimo pad, costa un po' più degli altri, ma è uno dei migliori pad che abbia mai provato, sicuramente, questo lo amo già un pochettino, devo dire. Ultima chicca però, che vi ho lasciato per fine video, è questa, ragazzi, è questa della Roll, che è una marca storica di bacchette, eccetera. L'ho visto su strumentimusicali.net e ho detto, ma sai che c'è? Me lo prendo perché voglio provarlo. In pratica è un adattatore da pad da gamba, che non vuol dire niente quello che ho appena detto, ma in pratica è un pad da gamba, costa pochissimo tra l'altro, un pad da gamba, che quindi togliamo questa cosa, via, via tutto. Questo magari me lo metto su, mi metto il microfono sulla gamba, così vediamo se si sente. È un pad da gamba, eccolo qua, lo mettete qui, col velcro. Come potete vedere qui ha una vite che in pratica si adatta a qualsiasi pad. Quindi io vado a prendere il mio pad che ho lasciato indietro prima, questo qua di Evans Real Feel da 7 pollici, ha la vite questo, quindi io vado a fare questo, giro, sbam, ragazzi, ho il mio pad Real Feel sulla mia gamba, perché tante volte i pad da gamba poi sono un pad un po' del cavolo, tra virgolette, no? Quindi poi adesso forse l'ho messo un pochettino troppo indietro, ma me lo regolo, faccio quello che voglio e via. Cioè, voi siete abituati a casa ad utilizzare ad esempio questo pad qui, il Real Feel grande, ma non volete portarvelo in giro perché è scomodo, perché non lo so, perché qualsiasi cosa? Vi prendete il Real Feel piccolo e ve lo portate in giro ed è la stessa cosa, lo stesso pad, ma più piccolo e per gamba. Tra l'altro è veramente figo perché oggi volete studiare su questo, utilizzate il Real Feel. Niente, oggi non so suonare. Poi la volta dopo avete un altro pad con magari meno rimbalzo e con sempre il buco qui, allora togliete questo, andate a prendere l'altro pad, lo avvitate e siete a posto, suonate senza rimbalzo o qualsiasi tipo di pad. Basta sia un pad con sotto questa vite qua, ma
Di solito appalti pad da due layer, come ad esempio il Reflex di Zildjian, di solito quelli piccoli di pad hanno sempre questo buco ed è sempre uguale. Qualsiasi pad con questo, con questa vite, si adatta perfettamente all'adattatore roll. Togliamo tutto e facciamo il finale. Ok ragazzi, ho una cosa da togliere in realtà, il microfono e basta. Comunque, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi sia servito più che altro, perché il pad è importantissimo ragazzi, veramente troppo importante per la vita di un batterista. Per la tecnica, ma anche un po' per poter suonare ogni tanto senza far troppo rumore, senza avere i vicini che rompono le scatole, un po' tutte queste cose. Quindi io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net che mi ha mandato tutti questi pad qua, tutte queste possibilità di pad. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è il vostro pad preferito, se avete un vostro pad preferito, se il vostro pad preferito è uno di questi, se ne avete un altro, se ditemi un po' tutte le cose. Io qui sotto in descrizione vi ho lasciato tutti i link a questi prodotti, vi ho lasciato tutti i link anche a tutti i pad, perché poi ce ne sono una marea, che trovate su strumentimusicali.net. Basta, vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale. Vi ricordo la mia scuola online sul mio sito www.gastubedrums.it, la trovate qui sotto in descrizione, andate a dare un'occhiata perché ci sono già un bel po' di corsi che potrebbero interessarvi. Basta così, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!